Da sempre all'Istituto Gaslini operano specialisti in tutti i campi della pediatria. Ebbene, fin dall'inizio della pandemia si sono dedicati a studiare, a riflettere, a recuperare informazioni e notizie per capire quali potessero essere le migliori strategie terapeutiche per affrontare il coronavirus nell'età pediatrica. Nasce così uno schema di atteggiamento terapeutico che viene messo a disposizione del nostro ospedale e di tutti coloro che all'interno della comunità medica vorranno utilizzarlo per affrontare le cure dei nostri piccoli pazienti. Ma nel corso di queste ultime settimane ci siamo confrontati molto con i colleghi dell'adulto, ovviamente, che stanno avendo una esperienza importante nel trattamento di questi pazienti, con tutti i vari profili. Sapete molto bene che l'aspetto antinfiammatorio, è molto rilevante, cioè come, trattare la componente infiammatoria della polmonite, severa che si può creare nei pazienti. Molto frequente nell'adulto, per fortuna molto raro nell'età pediatrica. Però abbiamo voluto valutare quali potrebbero essere gli atteggiamenti più idonei per affrontare questa situazione, visto che la polmonite può anche avvenire in età pediatrica e ahimè abbiamo casi in Europa di pazienti pediatrici gravemente affetti e anche casi letali in età pediatrica, cosa molto rara per fortuna, però possibile. Per questo abbiamo pensato di essere preparati a ciò e quindi con un'equipe di reumatologi, infettivologi, pneumologi, rianimatori e anche esperti della coagulazione, abbiamo pensato uno schema generale che possa essere applicabile ai pazienti pediatrici, ai bambini e soprattutto agli adolescenti, ai giovani adulti che possono essere visti in ospedali pediatrici.